Ciao belli, eccoci qui ritrovati sul mio canale, io sono iCrigger ed ecco qua una nuova puntata di Snooker Time. Questa volta utilizzerò un MSMC silenziata che diciamo non utilizzo quasi mai, anzi proprio non. A parte il fatto che mi vedete pochissime volte utilizzare armi silenziate perché soprattutto queste mitragliette che sono depotenziate al massimo, ormai col silenziatore o hai una buona connessione oppure come vedete qua spammate i colpi a raffica addosso alla gente, ma non succede niente, cioè la gente subisce i colpi e poi continua a correre. Vabbè, la classe che utilizzo credo sia sempre la stessa, quindi MSMC silenziata, a parte, vabbè, sempre la stessa a parte le armi, ecco. MSMC silenziata con caricatore aumentato, non so, ho voluto provare, ma ormai non credo più di utilizzarla perché ha una ricarica veramente lenta quest'arma rispetto a magari a un Vector o a qualsiasi altra cosa. E dopo ovviamente avevo inflessibile, avevo antischegge, dovrei aver avuto sciacallo e anche acciaio in teoria, visto quando mi dicono che non si muove tanto la mia, avrei avuto anche acciaio perché come vedete non ho né secondaria, non ho niente di tutto questo. E ovviamente dopo maschera tattica per le stordenti come al solito. La partita è postazione Nuketown, perché ovviamente insomma Nuketown a me piace, la gioco spesso ultimamente. Sto cercando di staccare un po' da Nuketown così per un po' variare i gameplay, soprattutto per proporne a voi di diversi, non per, cioè se fosse per me, non so, su 10 partite 6-7 ne farei volentieri su Nuketown, quindi insomma era solo per un attimo variare un po' il gameplay. Serve decisioni classiche, serve decisioni contrattacco VSAT e MP e niente, stavo giocando, questa volta non ero in gruppo, anzi sì, ero in gruppo con una persona sola che vedete, insomma, lì in lista, ecco, quello che ha fatto da kill prima di me, GBR Treforce, che è una, credo sia inglese, credo, mi ha aggiunto dopo che abbiamo giocato la Lega contro, mi ha aggiunto, insomma, è bravo giocatore, ecco. Oggi cosa volevo parlare? Beh, a parte il fatto che qua farò una bella nucleare e farò ben 17.000 punti in questa partita, che non è poco, anzi credo sia veramente veramente tanto, e volevo parlare un po' di cosa c'è su YouTube di Call of Duty in questo momento, cosa cerca la comunità di YouTube su Call of Duty in particolare. Beh, da quello che vedo io mi pare che i gameplay più visti sono quelli con i numeri a tre cifre di kill, cioè 100 più, 200 più, 300 più, cioè cercano sempre quei gameplay lì dove contano gli spawn kill, contra il lavoro di squadra, contra le serie di uccisioni utilizzate, e vedo veramente, ma dico veramente, poca gente che gioca con serie di uccisioni non letali e prova a fare un buon punteggio, prova soprattutto a vincere le partite, perché vedo molto spesso canali dove si gioca anche a MV3, dove si prendono doppie mob, tre mob in una partita e poi si perde. Cioè, ok, bravo, hai fatto un buon punteggio, hai giocato bene, però lo scopo del gioco credo che sia vincere, non chiamare le mob. E fortunatamente in questo gioco le hanno tolte, cioè non è, cioè sì, c'è, certo, c'è il nucleare, ma non è più un obiettivo fisso da dover prendere come era una moba, che proprio la prendi e la chiami. Qua sì, ti dà una medaglietta, ma poi cosa serve? Niente. E niente, vedendo questo su YouTube mi pare sempre, ma dico sempre, di vedere gli stessi gameplay. Cioè vai su un canale dove c'è un 200 più, poi vai su un altro dove c'è un altro 200 più, e sono troppo simili, sono troppo identici. Cioè è una cosa che, boh, a me dà un po' fastidio, soprattutto per il fatto che, insomma, non c'è varietà, ecco, ci sono sempre quegli sciami, quei cani, molte volte, e soprattutto la cosa che mi dà fastidio è che vedi, non so, 200 più con M27, 200 più con M-TAR o robe così, e poi vai a vedere il gameplay, 10 kill di M-TAR, anzi fa 200 kill, oltre con in quella partita lì, e neanche riesce a prendere il nucleare. Cioè, ragazzi, questa cosa mi dà un po' fastidio perché l'80 70-80% delle kill sono fatte con le serie uccisioni, e questa è una cosa che non proprio mi dà fastidio. Bene, ragazzi, questo argomento è chiuso. Diciamo che avete conosciuto il mio punto di vista su questa parte di Call of Duty. Questo è il punteggio finale, 88-10 con quasi 17.000 punti, ma per 110 punti non ce l'ho fatta. Non mi resta che salutarvi, un saluto dai Krieg, al prossimo video e al prossimo nucleare. Ciao ciao!